quando chiedete. No, basta il nome. Non è che ci sia un percorso, come dire, che all'inizio del lavoro ci siano dei segnali che ti dicono vai a destra, vai a sinistra, no? Non voglio dire che sia casuale, però ci sono tantissimi colleghi bravissimi che non fanno un percorso evolutivo di carriera, ma che fanno un percorso evolutivo di approfondimento e anche di stima da parte dei colleghi, che sono riconosciuti per la loro bravura dai colleghi, e ce ne sono che fanno un percorso studiato per diventare, per occupare certi ruoli, e altri che ci arrivano per caso. Io, almeno dal punto di vista del ruolo direzionale, ci sono senz'altro arrivato per caso, nel senso che non avevo studiato per quello e non ero assolutamente a conoscenza che stava per succedere quello. Il giorno che divenne direttore il giorno che il consiglio di amministrazione decise che sarei stato direttore dell'ANSA, io stavo in Indonesia seguendo un viaggio di Bush e ricevetti una telefonata mentre salivo su un aereo in Indonesia. La telefonata finì quando scesi dall'aereo da Honolulu alle Hawaii, nel senso che si doveva interrompere per il viaggio aereo, mi richiamai quando scesi dall'aereo, quindi ero del tutto ignaro di questa cosa. E il giorno della nomina ufficiale stavo su un altro aereo da vita d'Armano, sempre in un viaggio di seguendo un viaggio di bus, perché allora ero corrispondente degli Stati Uniti e seguivo il presidente, che era allora Bush, nei suoi vari viaggi. Quindi fu qualcosa che accadde al di fuori di ogni mio disegno o progetto. Io credevo di stare ancora negli Stati Uniti per altri 6 anni, non avevo nessun progetto di questo tipo. C'è invece chi studia da direttore perché è bravo e ha le qualità per farlo, perché ha l'ambizione per farlo, e c'è chi preferisce fare, faccio un esempio, il mafiologo per tutta la vita e diventare un'autorità in materia di delitti della mafia, figure della mafia, contrasto alla mafia, però restando legato e diventando magari il numero uno in quel campo, difficilmente fa percorsi di carriera direzionale o dirigenziale. Vedete, i percorsi sono estremamente variegati, la casualità ha il suo peso. Poi c'è un altro aspetto che in Italia tende ad avere molto peso, ma io non vorrei che voi, insomma, non è che vi debba fare carico della vostra santità morale, però preferirei che non gli deste molta importanza, l'essere amico di, il conoscere qualcuno, l'avere una relazione con. Questo aiuta molto oggettivamente, però è un aspetto deformante della bontà del percorso professionale, che non dovrebbe avere tantissimo impatto. Lei aveva una domanda? No, io pensavo per il suo collega davanti. Non so, più accennato anche che la comunicazione multimediale potrebbe anche danneggiare. Come mai? Potrebbe danneggiare solo per la quantità di informazione che vi arriva, e questo è il problema. Io vedo un problema e mi stupisce che non sia percepito come tale, ma non tanto da voi. Da voi tra 3 o 4 anni, nel senso quando sarete vicini alla laurea, vicino a un percorso di lavorativo, avere tantissime informazioni non vi dà libertà nell'informazione, perché avere tantissime informazioni vi espone al rischio che non sapete e che non arrivate all'informazione che vi serve, perché ce n'è troppa e vi ci perdete dentro.
Quindi un problema di selezione delle informazioni, di trovare dei criteri che possono anche essere semplicemente delle parole chiave nel fare le vostre ricerche sulle vostre fonti, ma se voi volete sapere qualcosa che vi interessa sul lavoro, vi interessa nella vita, dovete avere dei criteri di ricerca, se no vi trovate sempre di fronte un sacco di robe, come fare una ricerca su Google. Se non cercate con le parole giuste, vi arrivano proprio da me e non capirete mai qual è il documento vuoto. E magari leggete 20 e la cosa giusta che vi interessava sarà nel 20esimo, quindi bisogna già selezionare bene le cose. Questo elemento di selezione, di gerarchia dell'informazione tende a perdersi un pochino perché è tutto facile. Intanto faccio una ricerca e viene tutto, sì, viene tutto, viene troppo. Poi avete bisogno che vengano le cose giuste, non tutte le cose. Io ricordo che l'anno scorso in classe abbiamo fatto un lavoro sulla libertà di informazione e ha risultato che l'Italia è più o meno 74esimo, mi pare, nella lista mondiale, nella lista mondiale della libertà di stampa, quindi risulta un paese semilibero per la libertà di stampa. Questa classifica è fatta da un'organizzazione che si chiama Freedom of the Press ed è un'organizzazione che tiene conto di criteri di valutazione fortemente anglosassoni. E allora la classifica è effettivamente discutibile, lo dice, legge questa classifica e dice che l'Italia ha una stampa meno libera della Gran Bretagna, della Danimarca, degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda, dell'Australia, della Svezia, e qui ci stiamo, no? Non ci stupisce. Poi vediamo che l'Italia ha una stampa meno libera del Gambia o del Kenya, e adesso non per motivi razzistici nei confronti di questi paesi, però non è che sono quelle democrazie che spiccano nel quadro della democrazia internazionale, no? Non è che uno dice voglio andare a vivere nel libero, vado in Gambia, no? Dice vado in Svezia, vado negli Stati Uniti eventualmente. Quindi ci sono delle anomalie in questa classifica, perché? Perché, per esempio, questa classifica penalizza tutti quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno una legge che regola la libertà di stampa. A noi sembra più o meno normale avere una legge che regola la professione di giornalista, la libertà di stampa, che prevede che se uno scrive una sciocchezza lesiva dei diritti di qualcun altro sul giornale, c'è una legge che ti impone di fare la rettifica anche se quando la fai o fare dei fucili per non farla, ma questa è un'altra faccenda. A noi sembra normale. In realtà nella mentalità anglosassone no, perché deve bastare la Costituzione che sancisce la libertà di espressione e di pensiero. E quella non deve essere limitata da nessuna legge. Se c'è una legge c'è una limitazione di quella libertà. Quindi già scivoli in basso nella classifica. Però questo non basta da sole a metterci in un posto così mediocre di questa classifica. Ci penalizzava fortemente, secondo me, se leggerete la classifica l'anno prossimo, cioè quest'anno, perché questa era la classifica del 2011, se leggerete la classifica del 2012 vedrete che la sobrietà ci ha fatto fare un salto di piazzamento, se non altro perché non c'è più questo fatto un pochino fastidioso oggettivamente dal punto di vista della libertà di stampa, che l'autorità che controlla le tre più importanti televisioni italiane è la stessa autorità che controlla una istituzionalmente e l'altra aziendalmente le altre tre televisioni italiane, in modo che il panorama del 93% dell'audience italiana è controllato dalla stessa persona, cosa che non suona bene a livello di libertà di stampa, crea l'impressione che il media più importante sia un po' monopolio di una sola persona, e questo non piace. L'anno prossimo, cioè quest'anno, quando questa anomalia sarà stata corretta, probabilmente l'Italia risalirà un po' in questa classifica. Dopodiché c'è un'analogia tra questa classifica e un'altra classifica, che è quella fatta da un altro organismo che si intitola Transparency International, cioè Trasparenza Internazionale, e che è la classifica della corruzione nel mondo, il livello di
corruzione di un paese. C'è molto parallelismo fra le due tossine. Il livello di corruzione e di criminalità organizzata in un paese che vede l'Italia ancora più in basso che nella classifica della libertà di stampa, intorno al 90° posto, ha forti analogie con la libertà di stampa. E infatti la classifica non a caso delle due classifiche ci stanno i paesi che vi ho citato prima, tutti i paesi scandinavi, la Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti non stanno tanto in alto, stanno intorno al 20° posto per quanto riguarda la corruzione e la trasparenza. C'è un paese che sono sicuro non vi aspettereste, che sta al vertice delle due classifiche. Un paese piccolo. Il Lussemburgo? Il Lussemburgo sta in alto, ma no. Singapore. Singapore è il paese meno corrotto ed è un paese con un altissimo tasso di libertà di stampa. Sono severissimi, se vi prendono a Singapore a fare qualcosa che non va, non ve la cavate più, peggio della Svizzera. Però ottengono dei risultati. Gli manca un pochino la democrazia, ma per il resto funziona tutto piuttosto bene. Altre domande? Prima ha accennato al fatto che l'informazione sia gratuita vada a danneggiare, vada ad essere un aspetto negativo. Come? Perché? Innanzitutto vediamo se voi avallate le mie preoccupazioni o meno. Chi di voi paga un euro o qualcosa del genere alla settimana per informarsi? Lei cosa compra? L'arena la domenica. Come mai la domenica? Perché la Serie B gioca il sabato? Va bene. Altri che comprano, lei cosa compra? Ogni tanto il Corriere della Sera. Lei? Sabato e domenica. Quindi abbiamo già su un pubblico di una cinquantina abbondante di persone 4 euro devoluti all'informazione alla settimana. E tutti, quasi tutti all'arena, quindi l'arena è già una buona cosa. Allora, se ciascuno di noi, poi in realtà indirettamente tutti voi pagate uno strumento che utilizzate, avete detto molto prima che utilizzate, cioè quando vedete la televisione. Suppongo che tutte le vostre famiglie paghino il canone della RAI e quindi c'è un contributo a questo aspetto informativo. Ma quando uno mi dice, e sono tanti a dirlo, io l'informazione non sono disposto a pagare, perché l'informazione è un bene primario e io, cioè, e fa parte dei miei diritti di cittadino essere informato e quindi vado su internet e mi informo gratuitamente. Bene, possiamo anche prendere in considerazione questo ragionamento. Ma l'informazione che voi ricevete gratuitamente è un'informazione senza costo o con dei costi? Quell'informazione è costato produrla. Qualcuno ha pagato, chi fa tutto il percorso di ricerca della notizia, produzione della notizia, scrittura o ripresa video o ripresa audio o montaggio su internet della notizia, insomma tutta la costruzione dell'informazione qualcuno l'ha pagata. Ora, se voi ricorrete dell'informazione costantemente che è pagata da qualcuno che voi non sapete chi è e che vi viene offerta gratuitamente, siccome quel qualcuno probabilmente non è un benefattore dell'umanità, ma è qualcuno che su quel percorso sta costruendo un suo profitto, sta costruendo una sua impresa, voi avrete dell'informazione che è comunque condizionata dall'utile o dal profitto della persona che ve la dà. Mentre se voi spendete il vostro euro quotidiano, i vostri 3 centesimi quotidiani per acquisire un articolo a pagamento su internet, siete voi in qualche modo padroni di quell'informazione.
la condizionate loro e quindi siete più garantiti di un'informazione equa, pluralista, corretta, partecipando allo sforzo di costo, a coprire i costi delle informazioni, che se invece vi soddisfate di avere un'informazione gratuita. So che è molto comodo, vi rendo conto che è molto comodo, e forse è anche una battaglia perduta per una generazione che non è la vostra, ma la generazione tra i 25 e i 35 anni attualmente, perché per loro l'abitudine è quella che sarà difficilissimo cambiare. Però una società in cui uno si aspetta, come dire, di bersi gratis informazione, sarà una società in cui qualcuno controlla l'informazione, voi non lo sapete e qualcuno sta selezionando per voi con criteri che rispondono più ai suoi criteri di profitto che ai vostri criteri di interesse. Forse oltre informazioni un po' di acqua. Quindi, secondo me lì c'è un vero pericolo, non mi rendo anche conto che non sono mai convincente quando dico questa cosa, cioè trovo sempre un clima di fidenza rispetto a questo fatto, ma insomma io preferisco, forse anche per l'esperienza dell'ANSA, che appunto essendo l'ANSA una proprietà di tutti i media, il pezzo dell'ANSA deve poter essere pubblicato senza essere toccato nella virgola dal Libero e dal Manifesto, il che vi dà una qualche garanzia di affidabilità di quel pezzo. Cioè nessuno ci deve poter dire qualcosa sulla completezza dell'informazione. Che la completezza è un altro valore che non abbiamo toccato. Cioè completezza non vuol dire leggere 100 articoli sullo stesso argomento, vuol dire che quell'articolo che leggete vi dà tutti i punti di vista. Se voi leggete un solo articolo che vi dà un solo punto di vista, non saprete mai tutte le altre cose che ci sono in quello stesso, tutte le altre sfaccettature di quello stesso argomento. Se voi andate su internet, io ero negli Stati Uniti quando c'è stato l'11 settembre, se voi andate su internet, leggete un sacco di storie di gente che vi racconta che A, l'11 settembre non c'è mai stato, B, non è stata Al-Qaeda ma i servizi segreti o israeliani o americani a seconda del caso, C, non è vero che gli aerei si sono schiantati, in particolare quello contro il Pentagono, ma dove è finito l'aereo che è finito contro il Pentagono? Se sta ancora volando 10 anni dopo, non è mai sceso, era partito, da qualche parte sarà arrivato, o c'è un complotto internazionale per cui quell'aereo è stato fatto sparire dalla SPEC, perché voi non sapete cos'è, ma è quella contro cui combatteva James Bond, che anche questo forse non sapete chi è, ma insomma non è niente. Quindi, però, se uno mi legge quell'articolo su internet e non ha il contesto, magari crede anche che è vero. Ci sono un sacco di sciocchezze anche su internet. Bisogna riuscire a è difficile ripulire la rete dalle sciocchezze. Pensate alle sciocchezze